spesso ho sentito dire che la relazione terapeutica si costruisce in almeno 3, 5, 8 sedute e che quindi una terapia breve, meno che mai una terapia a seduta singola, può funzionare perché non hai il tempo di costruire la relazione. It's funny perché a me sembra che a volte ci sia l'idea che esista il mastro libro della psicoterapia universale in cui troviamo i comandamenti assoluti della psicoterapia. Non avrai altra relazione all'infuori di me. Il punto è che stiamo sempre parlando di teorie e anche quando costruiamo degli strumenti di misura dovremmo sempre ricordare che questi misurano ciò che le nostre teorie gli indicano di misurare. Ora, senza entrare nel dettaglio di questa spiegazione, qual è il punto? Il punto è che nell'esperienza di chi fa terapia breve si può instaurare un'ottima relazione di lavoro anche in una seduta, ma anche in 10 minuti, come dice Hoyt. Il concetto, mi rendo conto, è molto complesso. La relazione è stata studiata in lungo e in largo e potremmo anche già solo chiederci, usando ad esempio le iniziali definizioni di Luborsky, se stiamo parlando di come il paziente percepisce l'utilità del terapeuta e della terapia, la relazione di tipo 1, o della qualità della loro collaborazione a livello relazionale, che è la relazione di tipo 2. Ma senza voler fare una disamina, mi permetto di mostrare 6 punti che, nella mia esperienza, permettono di creare un rapporto terapeuta-cliente utile a lavorare insieme per risolvere il problema portato. Sembra banale, però non lo è affatto. In un caso che mi è stato riferito, una persona diceva sempre al cliente che a suo parere il suo problema era legato allo stress, però il terapeuta non toccò mai questo argomento. Secondo te, la persona si è sentita ascoltata oppure no? Il punto è che puoi, da terapeuta, puoi giustamente avere le tue idee, però non puoi trascurare quello che ti dice chi hai di fronte. Numero 2, fai domande. Questo migliora l'ascolto, ti permette di capire meglio e rafforza la sensazione della persona di avere di fronte qualcuno veramente interessato a lei. Numero 3, chiedi dei feedback, cioè assicurati di aver capito bene. Il lavoro di Miller, Duncan e altre persone sta mettendo in risalto la necessità di monitorare seduta per seduta l'andamento della terapia. E è una cosa che puoi fare anche partendo dal colloquio. L'idea è quella di chiedere dei feedback per assicurarti di aver compreso, di essere in linea e di star facendo un lavoro che la persona ritiene veramente utile. Peraltro diverse forme di terapia utilizzano questo metodo, come nel dialogo socratico della terapia cognitiva di Beck o nel dialogo strategico della terapia di Nardone, oppure proprio nel nostro metodo di terapia seduta singola elaborato all'interno dell'Italian Center for Single Session Therapy. Numero 4, non offendere. Ovviamente non intendo solo il non prendere a parolacce il paziente, che mi aspetto che tu non faccia mai, ma più in generale il non avere delle attitudini, comportamenti e verbalizzazioni negative nei suoi confronti. Norcross, nei suoi studi approfonditi sulla relazione, ha ampiamente mostrato come questo incida negativamente su di essa. Numero 5, stabilisci sempre un obiettivo. Sempre Norcross ha visto che stabilire un obiettivo incide positivamente sull'alleanza terapeutica, che è un elemento della relazione. Stabilire un obiettivo della terapia e insieme un obiettivo per ogni specifica seduta fa sentire la persona che sta lavorando su qualcosa di concreto, che è possibile monitorare i risultati, anche che si può aggiustare la rotta se e dove necessario. Numero 6, chiedi scusa. In un'interessante ricerca sulla relazione tra medico e paziente si è visto che anche nel caso di errori più gravi i pazienti sono per lo più disposti a perdonare il medico, a continuare il lavoro con lui. Il problema è che il medico spesso non chiede scusa. Ovviamente una statistica non riguarda tutti i medici, però il punto è che se ti capita di commettere un errore da psicologo di qualunque genere, come dimenticare di arrivare a una seduta in ritardo o fare qualcosa di controproducente a loro, è meglio se chiedi scusa. Non sei Iron Man, nessuno si aspetta che tu lo sia, e un atteggiamento di umiltà è sempre più gradevole di un'arrogante superiorità. Ecco qui 6 modi 6 per costruire o rinforzare la relazione terapeutica in terapia breve. Si può ovviamente dire molto di più, si dovrebbero approfondire una serie di aspetti, di implicazioni, di definizioni, ma penso che tutto sommato questa può essere una buona base di partenza pragmatica. Se hai altre esperienze, scriverle qui sotto, commentale nella mia pagina Facebook, così magari potrà essere un bel modo per entrare in relazione.